stesso di sezione di Sinistra Ecologia e Libertà è presente il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza, una persona che ha ben rappresentato nel corso della sua esperienza non solo le problematiche e gli ideali della sinistra, ma le esigenze dell'intera Calabria verso la costruzione di realtà nuove che possano portare a forme di reale progresso. In questo momento la sinistra è in una fase cruciale, e il governo traballa e bisogna rinserrare le fila. Come ci si può preparare alle nuove vicende alle quali saremo chiamati? Guardi, io sono un amministratore che cerca di tenere insieme tutta la comunità che amministra, ma sono una persona che sin da quando era ragazzo è una persona di sinistra e che soffre per le condizioni dell'Italia di oggi. Soffro perché dal mio studio, dal mio ufficio di sindaco, passano continuamente tante persone che si impoveriscono, tante persone che vedono diminuire il loro reddito giorno per giorno, ma che soffre anche per il modo come si fa politica in questo paese, per il fatto che chi dovrebbe dare un esempio morale, civile, e invece da spettacoli indecenti, come sta avvenendo in questi giorni da parte del Presidente del Consiglio. Proprio per questo io vorrei, e cerco di dare anche il mio contributo in questa direzione, che tutto il centro-sinistra, tutte le persone di buona volontà che in questo paese vogliono affermare un rinnovamento, cerchino un punto di intesa e di accordo. Io sono felice che la sinistra si stia riorganizzando attorno a Sinistra Ecologia e Libertà e che ci sia questo leader eccezionale, che è un uomo del Mezzogiorno, è un uomo di governo, si chiama Nichi Vendola, ma è anche un intellettuale raffinatissimo, un uomo che fa la politica con il cervello ma anche con il cuore. Un uomo che parla ai sentimenti delle persone, ma insieme a questa sinistra vorrei che non ci dividesse più tra la sinistra, il centro-sinistra, il PD, dentro il PD, tra il PD, Sinistra Ecologia e Libertà. Vorrei cioè che quello che è successo e che è stato un male durante la vicenda del governo Prodi fosse una lezione amara che non ripetiamo più, perché quello che è successo col governo Prodi ha consentito poi che succedesse la catastrofe di questo spettacolo berlusconiano d'Italia. Molte persone oggi, a prescindere dalle originarie appartenenze di destra o di sinistra, di centro, di centrodestra o di centrosinistra, hanno maturato un grande senso di disagio, un senso di oppressione. Si ha l'impressione di vivere una sorta di dittatura mediatica nella quale gli esponenti politici comunque appartengono ad una realtà diversa, distante, sia che siano di maggioranza che di opposizione. Gli interessi del popolo, la base, le difficoltà di quelli che non arrivano alle fine del mese, di quelli che non hanno i soldi per mandare più i figli a scuola, all'università, sembra che non interessino più a nessuno. Tutti parlano di grandi programmi e si è snaturato il concetto della partecipazione democratica. No, guardi, se mi posso permettere, forse per me che faccio amministratore, io sono convinto che tutto quello che lei dice, chi è amministratore, chi è sindaco, una persona verso la quale sbattono ogni giorno i suoi concittadini con i loro problemi, queste cose le capisce. Quindi io la capisco, non c'è bisogno di appartenenze come quelle di una volta. Però vorrei essere anche chiaro, il tramonto delle ideologie porta a divisioni fondate sugli interessi, questo è peggio delle appartenenze. Noi invece dobbiamo cercare di fare il modo, io questo ho fatto in questi anni, penso che ho governato anche il mio comune quando la maggioranza era di centrodestra, cioè ho cercato di fare riferimento ai problemi e a uno sforzo di sintesi, di mediazione continua per portarlo avanti. Naturalmente,
c'è anche un'amarezza, perché magari la mediazione che ho cercato di fare io è stata vista come un tentativo anche, no, di mantenermi a quel posto. Io invece non volevo proprio nemmeno ricandidarmi per certi aspetti. Sa, dobbiamo affermare un principio, che la politica non è tutto uguale. Una cosa è la politica dei comuni, una cosa è la politica che si esprime col volontariato, con il mondo dell'associazionismo, con il sindacato. Un'altra cosa è la politica fondata sui soldi, sugli interessi, sulle indennità ultramilionarie. In Italia si fa tutto un fascio, ma un sindaco come me guadagna a tempo pieno, lavorando 16 ore al giorno minimo, 2.300-2.400 euro al mese, che è uno stipendio tutto sommato abbastanza normale. Certo, un privilegio per chi non ha nemmeno un pezzo di pane per i propri figli a fine mese, ma non è questo lo scandalo del paese. Lo scandalo del paese è chi invece guadagna decine di migliaia di euro a prebende, a benefit, a macchine, a clientele. Questo è il vero cancro della politica e i costi della politica e la politica contro i cittadini. Ma chi fa questo rinunciando al proprio lavoro e poi ritornando a lavorare una volta che ha smesso il proprio mandato, secondo me fa il suo dovere verso i cittadini che l'hanno votato. Ecco, recentemente si parla sempre più insistentemente da diversi ambiti della necessità di procedere a tappe forzate alla riforma del sistema elettorale per restituire all'elettorato la scelta. Mi pare che sia proprio che sia necessario. Se tanto non dovesse avvenire un'iniziativa popolare veicolata anche da Sinistra Ecologia e Libertà, raccolte di firme, referendum, sono previste, saranno secondo previste. Me è una buona cosa. Secondo me è una buona cosa, anche se in fondo la politica, prima ancora che i problemi, certo la legge elettorale è importantissima, perché dare la possibilità ai cittadini di scegliere chi li rappresenta e non di essere nominati dai capi, perché oggi i deputati e i senatori vengono nominati dai capi, dai leader, da 4-5 persone fanno la Camera e il Senato. In una io penso però che i problemi che la politica deve affrontare sono sempre, prima ancora di quelli elettorali, cioè sono i problemi sociali, economici. Viviamo in un paese in cui non c'è chi ha un pezzo di pane e ci sono 120 miliardi di evasione fiscale. Cerchiamo di capire che significa 120 miliardi di euro di evasione fiscale. Quante cose si farebbero se una parte di questa evasione fiscale potesse essere gestita diligentemente, in maniera pulita, a favore dei cittadini più bisognosi. Ecco, moltissimi comuni in Calabria sono in gravi difficoltà, in paradissesto o addirittura in dissesto. Come si può pensare, secondo le logiche di Tremonti, che questi comuni possano intervenire per porre rimedio al dissesto idrogeologico e ai tanti guasti che ci sono? Ma infatti non lo fanno. Infatti non lo fanno. Infatti, guardi, anche il mio comune ci saranno problemi l'anno prossimo a fare il bilancio. Eppure abbiamo fatto una politica saggia, di contenimento, abbiamo fatto tutte le cose per bene. Ma l'altro giorno Chiambarino, il sindaco di Torino, che è il presidente dei comuni italiani, di fronte a Napolitano, diceva una cosa. Si dice sempre che bisogna risparmiare. Noi in 8 anni abbiamo risparmiato 5 miliardi di euro. Lo Stato centrale, che ci fa i tagli, ha aumentato la spesa di 32 miliardi di euro. Allora, la vogliamo finire di pigliarci in giro? Cioè, quando si dice una cosa bisogna essere seri e conseguenti. La ringrazio.